Non riusciamo, che comunque troveremo, come la Juve di oggi, troveremo squadre che si chiuderanno per chiudere le nostre giocate. Noi in questo momento non bisogna forzare e trovare le soluzioni e il saper soffrire quando perdiamo palla e ci tocca rincorrere. Michele ha fatto il vano della situazione, soffrendo, fare gol, dare una mano alla squadra, e questo è lo spirito di ognuno che indossa questa maglia, questo deve essere lo spirito di ognuno di noi. La soddisfazione è enorme perché comunque dall'anno scorso l'abbiamo voluta a tutti i costi, l'abbiamo voluto in primavera sapendo che era un giocatore importante. Oggi si è visto. Ma come oggi, come anche le altre partite, comunque Mutanda è un giocatore che uno può puntare, è stato bravo il direttore Aiello a trovarlo e a me insistere su Mutanda, anche perché non mi voglio prendere i meriti miei, ma i meriti sono dei ragazzi, perché giorno dopo giorno va sempre a migliorare. Perché io lo so che non è un campionato facile, perché diciamo dopo quattro partite che hai dato 3 gol, 5 gol e 4 gol agli avversari sembra tutto scontato, invece no, più andiamo avanti e più diventa difficile, più andiamo avanti e tutti vogliono far bene contro l'Avellino e noi più andiamo avanti più deve aumentare la nostra fame, la nostra voglia di prendere i punti persi all'inizio campionato. Un po' di difficoltà, però a tratti l'abbiamo anche voluto, comunque non puoi andare per 90 minuti a 3.000, a un certo punto l'abbiamo anche voluto anche per vedere un po' loro come si comportavano e alla fine abbiamo visto che aspettando un po' si andavano a creare degli spazi dove noi abbiamo lavorato e stiamo E lavorando. degli altri, sinceramente, a me non piace parlare tanto, mi piace parlare dei miei e fare i complimenti ancora una volta a questi ragazzi perché ancora una volta stanno dimostrando tutto il proprio valore e tutto il proprio attaccamento a questa maglia. Michele ha preso una botta, si è pronti via sulla destra nostra, vicino al calcio d'angolo, poi il secondo tempo ha ripreso un'altra botta. Non l'abbiamo voluto rischiare, tirarlo fuori e puntare su giocatori freschi che ci possono dare una grossa mano. Ti ripeto, oggi tutti si aspettavano dal primo all'ultimo un Avellino stellare, però io personalmente, come il gruppo e la squadra, sa che sarà un campionato difficile e sarà da sudare partita su partita.